Un murale dedicato al tema dell'aria è in grado di assorbire gli inquinanti atmosferici. A realizzarlo a Ferrara, nei giardini Poledrelli, all'angolo tra Corsi Gionzo e Viale Cavour, sarà l'artista ferrarese Alessio Bolognesi per iniziativa dei Lions, in accordo con l'assessorato all'ambiente del Comune di Ferrara, nell'ambito del programma del settantesimo congresso nazionale Lions, che si terrà a Ferrara dal 20 al 22 maggio. A All'attere del congresso nazionale che si svilupperà al centro pieristico abbiamo ideato una zona, il Largo Castello, precisamente a Ferrara, dove metteremo il giorno sabato 21 una serie di mostre, chiamiamoli mostre, di iniziative e di attività che i Lions realizzano giornalmente in tutte le città d'Italia, praticamente. E in questo frangente, noi mettiamo molto in evidenza la questione del raccolto occhiali usati, eh, la, la prova prevenzione per il diabete e soprattutto l'iniziativa che è stata illustrata per quanto riguarda la posa in opera di un murales in via Corsisonzo con le particolari caratteristiche della vernice che assorbe l'endide carbonica. Eh, sarà dipinto da un artista famoso e che resterà, per, almeno ci auguriamo, per tanti anni esposto in Corsisonzo all'ingroccio come semafori e pertanto daremo anche possibilità ai congressisti che vengono da tutte le parti d'Italia con un collegamento in streaming di vedere quello che noi stiamo realizzando in piazza Trinito Trieste perciò è ben gradita la visita di tutti coloro che sono interessati per sabato 21 maggio dalle 8 fino alle 19 di sera noi siamo sul luogo e vedete tante cose iniziative L'agenzia Innova Media, rappresentata in conferenza da Willy Vecchiattini, ha spiegato il tramite che ha avuto tra il comune di Ferrara e l'azienda che produce la particolare vernice chiamata Air Light. È una tecnologia che praticamente mangia lo smog, quindi è come se noi piantassimo in un metro quadro eh, verniciamo di airlight è come se noi piantassimo un albero. Quindi immaginatevi quanto può apportare a diciamo, livello di beneficio alla nostra, alla nostra vita. E qui abbiamo poi messo assieme il Lions, visto che hanno il loro congresso fra poco e sono stati ben contenti di finanziare questa importante opportunità.